guarda, si vedono gli uccelli in alto e in basso. Mother is a sight to me, you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping. Bentornati ragazzi su Atti Gaming, siamo su Firewatch, un gioco avventura, diciamo, è uscito oggi, 9 febbraio, su Steam, e io l'avevo preordinato perché mi piacciono le avventure un po' strane, e sommariamente parla di un tizio, che siamo noi, cioè non io, non noi, non tutti, che è tipo un vigile del fuoco, un vigile dei boschi, che era, ha avuto una vita di merda, beveva, si imbriacava, trombava bestia. Qualcuno potrà dire non è una vita di merda, in effetti, ed è stato mandato qui da solo. Poi non lo so, poi ora lo scopriamo, ragazzi, new game. Allora ragazzi, prima di iniziare vi faccio un riassunto della storia, perché la prima mezz'ora del gioco è tutto dialoghi, tutto dialoghi e scelte, quindi vi faccio un riassunto veloce. Io sono Henry, nel senso, no, io sono Rob, Henry è il protagonista del gioco, è al bar con gli amici e conosce, vede una ragazza, è mezzo ubriaco e vede una ragazza, la vuole conoscere. Questa ragazza si chiama Giulia. La conosce, gli fa qualche battuta eccetera, e dopo una settimana si fidanzano. E quindi, cazzo, minchia, spettacolo. Che cosa succede? Vivono insieme, si trasferiscono nella stessa città, abitano vicini. Giulia frequenta l'università, è una ricercatrice ed è molto brava anche. E Giulia vuole un cane. Io devo scegliere se comprargli un cane piccolo o uno più grande, uno grosso tedesco. Decido di comprargli quello piccolino. E lei ama questo, lei gli piace questo cane piccolo. La sera passeggiamo sempre insieme, però alcune volte Henry si arrabbia perché quando vado a letto, lei, dopo che sono andato a letto, si fa delle camminate solitarie. Al che decidiamo di parlare, eccetera, e facciamo l'amore. Quindi la storia, diciamo, va a gonfie vele. Fino a un avvenimento. Questo avvenimento è che, mentre camminiamo insieme, veniamo, diciamo, rapinati, nel senso che affrontiamo un rapinatore e io devo decidere se combatterlo o scappare. Io decido di combatterlo, mi taglio, però vinco, lo batto. E Giulia si sente più sicura vicino a me. Poi Giulia inizia ad avere un po' qualche problema, perché a letto non me la dà più. All'università si inizia a dimenticare le cose. Però gli arriva una proposta di lavoro. Questa proposta di lavoro è molto buona, ma è molto lontana da dove stiamo. Io devo decidere se non mandarla, oppure mandarla ma a costo che faccia avanti e dietro verso di me. Decido di non mandarla. Lei all'inizio sta un po' così, però è contenta perché sta vicino a me. Dopo questo avvenimento, però, lei inizia ad avere un po' degli squilibri mentali, nel senso che inizia a dimenticarsi le cose, inizia a dimenticarsi anche i libri, le ricerche che fa per l'università, e inizia a stare male. Io mi preoccupo, Henry si preoccupa, a me non me ne fotti un cazzo. Henry si inizia a preoccupare e deve fare una scelta importante. Qui forse ho sbagliato nella scelta del dialogo, perché la scelta importante è o mandarla ad una casa di cura, diciamo, a farsi curare, oppure ci penso io a badare a lei. Decido di mandarla in questa casa di cura. I genitori, eccetera, sono contenti perché ho fatto questa decisione, però
Io mi trovo un po' male perché quando esce con gli amici, inizi a pensare, qui le mogli gli diranno se ti comporti come Harry che mi mandi via, ti taglio le palle, eccetera. E quindi inizia a frequentare anche meno gli amici, inizia ad allontanarsi un po' da tutti Harry e vuole andare via. E quando vuole andare via, riceve questa proposta di lavoro in questo parco. Diciamo questo parco dove mi trovo ora, da vigilante dei boschi, da guardaboschi, da mezzo pompiere, eccetera. E accetto il lavoro e mi trasferisco qui da solo. È il mio unico contatto con l'esterno è il mio capo, Dalila. Dalia, mio ragazzo, come si chiama. Iniziamo. Entra nella torre di guardia. Che a desolation. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Ah, praticamente gli ha chiesto che problema c'hai. E poi gli ha detto, in che senso? Perché chi viene qui a lavorare vuol dire che vuole allontanarsi dalla sua vita. You're just gonna wait me out on this? Aspetta, ho cliccato! But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your Non è vero, non è così. Lei presuppone che io sono stato licenziato e sono venuto qua per scrivere il mio libro. Come riesci a vedermi? Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing Ok, in the middle of spiegaci your room with il lavoro. a round map on it. Do you see it? Ah, eccola qua, sì. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 Ah, me by ne fotte un cazzo, ma adesso W.B. hai detto. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Che cosa stai vedendo? C'è un incendio. Those fucking fireworks? Ma dove? Cazzo stai a Dio? Mi stai a pigliare per il culo? Ah, usa il compasso. La bussola. Lo chiamo. Ma dove? Me l'ha detto dove? A nord. Seriously, are you seeing this? Ah, sì. Lo vedo, lo vedo. Lo vedo! Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is Certo! Sono pronto all'azione! Really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Vado subito, capo! Ah, c'è il tempo! Do you think you can handle that? Kick the shit out of him sort of straight? No, Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Effettivamente sì, non sono un poliziotto, non posso andare. Fai piano. All right, fine. Ok. Devo vedere che cazzo succede praticamente. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them.
Bello sto codice. Sicuro? No, intelligente. Va bene, va detto che c'è una cassetta dove ci sta la corda. Supplies. Senti. Dove cazzo è sta cassetta? Ma hanno finito i fuochi, dai, io mi riposo. Sti cazzi. Ah, momento relax, momento della Seghaus. Ok, mi fate incazzare voi. Andiamo a vedere. Andiamo a prendere i mascalzoni che accendono i fuochi d'artificio. Voglio partecipare e voglio. M to read map. Ah, io sono qua. Il fuoco d'artificio l'ho visto da lì. Andiamo. Ma così piano devo andare. Non ci arriverò mai. Viaggio eterno. Minchia, un lavoro di merda. Deve pur farlo qualcuno. Ma corri! Ma io sto correndo. Come si corre? No, questa è la radio. Ma mi sto allontanando. È da lì. Ma l'ho perso. Dali là! No. Ah, ecco! Con la R si corre. Ma quelli di prima, bastardo. Ok, ci sono! Sto arrivando! Tan ta 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 ta! No, no, che chiami? Pronto all'azione! Spengo i fuochi! Salve, sono Henry. Mia moglie sta male. It's a step. E quindi? This shale slide is steep. How do you expect me to get down this? I don't remember it being that bad. It's not even named on our topos. Oh, che cazzo? Maybe guide Cripple It should be called Gratch. Cripple Gulch, just east of Gonna Pee in a Bag Forever Flats. Oh, is that Absorca Indian? Maybe Creek? That's actually English for not in my job description. Ah no, ma How do I you do expect me to get get down this? Well, did you get that rope? No, I didn't. Well, go back and get it. If you break your leg, Porca you can troia, devo stay alive. Tell me, prendere. please. Ah, che coglione che sono. Vabbè, oh, ragazzi, è la prima esperienza lavorativa. Mi sono dimenticato di prendere la corda, puttana troia, per farmi la seghetta lì ho perso. Porco Giuda, mi dovevo fare la sega e mi sono dimenticato la corda. Vabbè. Oh, ce l'ho fatta. Cioè, sono tornato alla torre. Puttana troia, mi sono dovuto fare una sega perché non sapevo che cazzo fa della torre. Sono tornato, cioè ho detto cazzo sta. Ho fa culo, sono ritornato qua, l'ho trovata. Dovrebbe essere questa la cassetta. I found the supply box. Great. Ok. Apriamo. Il codice era? Ah, era quello intelligente. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Ok, ecco la corda. Granola bar, ce la prendiamo. Ma, me la mangio. Poi che cazzo c'è? E cazzo ci devo fare con questo? Madonna, oh, c'ho i muscoli di un cazzone morto. Ok, dov'erano i fuochi? Fireworks, ok. Arrivo! Ta ta ta, qua ci vuole la canzone degli A-Team. Oppure.
Oppure di Peppa Pig. Forse è meglio quella di Peppa Pig. Dove cazzo dovevo scendere qua? No. Mi sono perso. Attenzione, sono arrivato. Loop hook. Attach to. Attach to. Ok. Vai. Scendiamo. Aggrappati. Madonna. Aspetta, ma io sembro un hobbit, cazzo. Sono bassissimo. No! Con Giuda porco! Ah, mi sono fatto male io, mi sono fatto male. Puttana di merda. Rispondi al cellulare. Diglielo. Che cazzo, mi sono fatto male. What exactly happened? Sono My rope snapped caduto. coming down the shale slide. Think you'll have to pee in a bag for the rest of your life? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Chris Cake. Non l'avevo mai sentita questa. Dove cazzo stanno i fuochi? Io non li stanno più a sparare. Ma qua perché sta facendo... Ma sta facendo buio? Oddio, dove cazzo devo andare? Come si faceva la bussola? B. C compass. No. O qua ce n'è un altro. Che facciamo? Scendiamo pure da qua? Non ce l'ho più la porta. Ah, è vero. Cazzo, scendo la minchia. Avrei un'altra corda, eh. Ma non siamo qui a dire che tipo di corda. Ma no, non trovo più i cosi. Sono uccelli, uccelli dappertutto. Ok. Non sono sicuro di dove guardare. Quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. West to the lake. Ma dov'è il lago? È vero, sì, c'è un buon There's nice a hell camping of a show. nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Beh ragazzi, io vado all'avamo scoperto. C'è qualcosa qua. Sento della musica. Ah, l'ho trovati, loro l'hanno lasciato. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Oh Madonna, mica sono un ladro. Oh, whisky. Oh shit, ferret or Irish. Buono, bevi, bevi. Ah no, salvo per dopo. Tieni tutto, prendi tutto, prendi tutto. Prendi tutto. Eccoli, Firebox. Confisca. Confisco tutto, confisco, cazzo. Hanno fatto un Oh, look, campfire, it's like they diglielo, had a diglielo. campfire too. You know, they color coded the fire danger signs in case people were Questo illiterate. gioco mi sa che all'inizio Maybe parte catch a plane tranquillo, ticket that eccetera. doesn't. Poi si crea tipo qualcosa di particolare qua, dei misteri, eccetera. Non penso che è tutto così. Oh, si sono spogliati. Diglielo. Well, they Report. left their clothes out to dry. It looks like two people. Due persone sono. What if they're naked? E se sono nude, Won't che that devo be fare? exciting? Non ti Look, they're eccitare. obviously still there, so tell them off and then head back. Ok, faccio giusto una spiatina, ma è lavoro, raga. Oh. Ma sono due donne? No, questo è quello che ho buttato io a terra, voglio. Cazzi mutande ce l'ha, manco mia nonna cosa stai mutando. No, scherzavo, non le usa infatti mia nonna, usa quelle più grandi. Allora, siccome io sono professionale, mi dispiace farlo, però sono professionale, io devo controllare. Sono due femmine. Quindi controvoglia, ma per lo spirito staccano vista. Ok.
Arrivo, arrivo, ragazze. Oh, come Teens? Adesso... sono pure ubriache. No, no. No, 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 ragazze. Va bene, va bene. No, non ce l'ho piccolo! Ma ha detto che ce l'ho piccolo! Ma lo lascio, lo lascio! No, 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 no! No, devo tornare indietro! Porco Giuda, anche oggi ci tromba domani! No, va mica ok! È andata bene. Non dovrebbero creare più problemi. Prego, è il mio lavoro. Puttana troia, puttana. Posso andare in acqua? No, non ci posso andare. Porco Giuda, porco. Che sto stereo è forte. Allora, two forks, ok, passo da qua. Aspetta, io c'ho la mappa. Ok, se seguo la strada arrivo. Forse. No, 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 sto sbagliando. Ma dicevo da qua. Oddio, non si rompe un cazzo. Ah, da qui seguo il fiume. Ah, eccolo qua, perfetto. Dai, seguiamo il fiume, il ruscello. Cogiuda, ragazzi, oh. Ma è... Ma ha detto che ce l'avevo piccolo. Poi però ha detto grosso in italiano. Mannaggia. Uno si chiamava Chelsea. È la mia squadra preferita, il Chelsea. Cogiuda, che cazzo è un pene a forma di roccia? So, I have a bit of a confession. Che deve confessare? Che cos'è? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Ero ubriaca quando mi ha offerto il lavoro. Ma tutti ubriachi e... Ma come cazzo è il gioco? Yeah, whatever. Well, you know, I'll try to make it up to you. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Sì. Te lo dico. Ma sarò arrivato? Mappa. Mica ancora. Sì, ma io non posso seguire questa strada, devo salire a un certo punto. Oh oh. Oh oh. Rising of the Storm. Sai che si mette a piovere. Non c'ho l'ombrello. Vabbè, c'ho i pini bagnati. Ok, qua dovrei girare a destra. C'è una caverna. Dalia! What's in this cave down here? Dove in va? Thunder Canyon? In Thunder Canyon. Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man. You can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Vabbè, oh. It did
doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa. Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! È bellissimo! Gli faccio gli scherzoni! Ah, Dio, sono da zeri! Però c'ho paura. Ha fatto lo scherzone! Gate to cave. It's locked. Cave is closed. Ranger station. C'è l'eco. Gioca con l'eco. Vabbè. Forse si esce da qua, eh. Cioè, ma sta facendo buio, io c'ho un po' di paura. Dove siamo? Ok, devo seguire sta stradina. Ci sono quasi. Mi sento assassino. Oh, che cazzo era? Oh. Le porta a creepy guy. Ma dov'è? Ah, è una persona. Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. Come che c'è qualcosa che mi devi dire? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. E se mi piglio per culo, comunque. Ti giuro che appena la prendo gli faccio uscire tutto il sangue dalle gengive. Caputtana. Chi era quel tizio? Mi stava puntando la torcia. Attenzione ragazzi, lo chiamavano... Chi è? La chiamavano Fiona May. E corri. No, però non è malvagio sto gioco, eh. Ora arriviamo alla torre e fermiamo la prima puntata e partiamo subito con la seconda. Attenzione, Altair. Porca puttana, c'ho l'acidità di un suino sovrappeso. Che sei stanco? Oh! Ma sei un coglione, sei. Damn it. Diglielo che sei vero. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Ma dove cazzo è? Ho visto, c'è la torre, è sparita la torre. Ah, ecco. Cazzo è questo? Ah, è un bagno. So it's just the outhouse then. In termini è un bagno, sì. You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Ma io piscio fuori. Vaffanculo. Che cazzo sono sti così chimici, bagni chimici. Andiamo a casa che c'ho qua. Ma perché la getti a terra? Cioè, hai rotto la suspense, hai rotto, puttato. Ok. My typewriter is on the ground outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell did... You should get inside. Fuck me. Come devo andare dentro? Caputtana, ma che cazzo è? Perché sta qua sta? C'ho i brividi, ragazzi. Attenzione. Attenzione. C'è qualcuno?
Madonna. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Ecco giù da porco. Ma hanno rotto la casa, hanno rotto. Pagano un sacco di soldi. Chiudi la porta. Ma che cazzo la chiuda a fare, tanto c'è il vetro rotto. Madonna, ma l'ho distrutto tutto. Il caffè. Ok, il caffè c'è. Ragazzi. Ah, mi ha messo in chiamata con. That was fast. Yeah, well. Do you have any idea who could have done this? No, non lo so chi è stato. No, non so state. E secondo me è quello nel canyon. That guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. L'hanno fatto. Bears and fires and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going. Puzza la cosa, ragazzi. Okay, in the morning I'm going to call my friend Patty who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Non ti preoccupare, me la caverò. Ah, dimmi dove posso trovare il fucile. Just point to the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? Gli ho detto no, non è una buona idea le pistole. Ho detto granate? È simpatico questo. Ragazzi, giorno 2 e prossimo video. Ciao!